veramente per raccontare un'esperienza che, di lavoro che vivo. E, io e Giulia gestiamo una malga nel Lagorai, che è un gruppo montuoso del Trentino orientale, più o meno, che dal punto di vista turistico non è mai stato molto frequentato, cioè nel senso la ricettività turistica è molto più bassa rispetto alle aree con cui è confinante, si pensi per esempio alla Val di Fiemme piuttosto che alla zona del Primiero. In realtà la malga era una malga, nel senso che circa una quindicina d'anni fa il comune proprietario di questa malga, che è il comune di Telve, noi siamo dalla parte del Lagorai che dà sulla Val Sugana, cioè verso il Basso Mange, per intenderci, che è una grossissima via di transito, ma non una zona turistica, ecco. Non c'è un comparto turistico, ecco, ben organizzato, o meglio non sono riusciti ad organizzarlo. Io vengo, però non sono trentino, ma vengo da questa zona, insomma dal Veneto centrale, quindi avevo un po' questo sogno di cercare di vivere il più possibile in montagna per la mia passione. E mi sono trovato, insomma, a riuscire a gestire questa malga, che attualmente in realtà è costruita dove c'era una malga, era una stalla sostanzialmente, costruita dove era, ma sono riusciti a ricavarci una specie di rifugio. E da un paio d'anni io l'ho presa in gestione insieme a mia moglie, e abbiamo deciso di darci un taglio ben specifico a questa attività. Abbiamo avuto la fortuna o sfortuna, come vi dicevo prima, di in qualche modo di arrivare in un territorio vergine dal punto di vista turistico, quindi non c'erano grossi soldi tracciati e grossi paletti, ecco, intorno a noi. Potevamo un po' decidere come gestirla. E ci siamo subito ovviamente trovati a dover interagire con la comunità che ci ospitava, perché noi di fatto siamo ospiti, anche se io avevo già avuto esperienza lavorativa in Trentino, ma non in quell'area, ma in un'area della Rimini, ecco, delle Alpi, ecco, diciamo in Val di Fassa, ecco, diciamo. Desideravo lavorare appunto a stretto contatto col comparto delle malghe, perché mi ero reso conto che per esempio la Val di Fassa era completamente stata snaturata rispetto a quel che poteva essere 50 o 60 anni fa, e mi sembrava più interessante arrivare in un ambiente del genere, in cui ancora c'era un ecosistema ancora poco corrotto, ecco, diciamo così, che aveva subito delle trasformazioni. Appunto, se ne parlava prima, no? Aveva subito delle trasformazioni umane, anche abbastanza consistenti, ma che non era stato, ecco, una parola un po' forse brutta, però non era stato ancora violentato. Ecco, ecco, questa è un'area vicino alla nostra malga. E quindi abbiamo deciso di recuperare un po' questo luogo, che si noti bene, il comune di Telve, che ne era proprietario, aveva avuto grossissime difficoltà nei 10 anni precedenti alla sua ristrutturazione a trovare qualcuno che lo gestisse, semplicemente perché in Val Sugana nessuno credeva che potesse funzionare il turismo in Val Sugana. Probabilmente noi avevamo degli occhi esterni e ci abbiamo creduto. Era utilizzato quest'area del Lagorai, occidentale, quello più la nostra area, era utilizzato principalmente per attività economiche legate appunto al pascolo degli animali, che però è un'attività che è sempre più in declino, e per l'estrazione di legname. Però ci sono altre aree nel Lagorai che forniscono legname più di buona qualità. E per cui sta subendo quell'area del Lagorai un processo di rimboschimento che può sembrare strano da dire, però ecco, diciamo che l'appiattimento, il rimboschimento nelle aree alpine non è mai positivo per la biodiversità e per il mantenimento dell'ecosistema. E quindi diciamo era un'area abbandonata, ecco. si può dire che era un'area abbandonata, dove però era stato costruito questo rifugio, recuperato anche in maniera molto,
molto interessanti, insomma con delle soluzioni interessanti, è servito a una strada, e quindi noi abbiamo deciso di recuperarlo insieme ovviamente al comune di Telbe, che ci ha dato la possibilità, insomma. E per cui abbiamo dovuto in qualche modo attivare un dialogo costante con le istituzioni con cui lavoravamo, che hanno avuto una grossa fiducia in noi e anche nel nostro progetto, perché noi abbiamo deciso di puntare su dei dettami ben specifici. E cioè, per esempio, pur essendo servita da una strada forestale, la Malga Cere, in realtà la nostra idea è quella che le macchine non debbano salire fino a su, ma che bisogna in qualche modo stimolare le persone a salire a piedi o con le mountain bike o con d'inverno con le ciaspole o con gli sci d'alpinismo, insomma. E su questo subito gli abitanti del luogo dicevano: ma com'è possibile? Cioè, no, la gente non viene su, non è possibile che venga su a piedi, bisogna che vi aprano la strada, assolutamente devono aprirvi la strada. Però in realtà non c'era nemmeno lo spazio per mettere le macchine, se dovessero arrivare 50 macchine, quindi 200 persone, e comunque l'area non potrebbe, e nemmeno la Malga, ospitare 200 persone nello stesso momento. Per cui questa è stata una delle scelte che subito ci ha caratterizzato, e che era appunto la prima scelta di non aggredire questo ecosistema e di non aggredire la montagna di per sé. E anche dal punto di vista, diciamo, del lavoro proprio di ristorazione che facciamo lì, ci siamo subito posti un obiettivo, cioè quello di si parlava prima di consumo responsabile, prima, e abbiamo subito deciso che la nostra struttura non sarebbe in qualche modo servita anche per, insomma, per connotarci politicamente, quindi assolutamente no a confezioni monodose, e assolutamente no a bibite gassate in lattina, e l'utilizzo di più possibile di prodotti biologici, e soprattutto a filiera corta, perché noi abbiamo un rapporto, cioè almeno abbiamo, desideravamo, ecco, e desideriamo tuttora, avere un rapporto molto stretto con la comunità che ci ospita. Quindi abbiamo deciso che la stragrande maggioranza dei prodotti che noi vendiamo in Malga Cere non debba provenire dal territorio, che magari per noi sono cose, anche sicuramente per voi che siete qui oggi, insomma, è evidente che avete una sensibilità di questo tipo, però non è così scontato, perché per esempio molte persone mi dicono: sì, ma giù dalle tue parti, io sono di Castelfranco, vivo a Castelfranco, anche se sono di origini lagunari, ecco, così di Venezia. Ma giù dalle tue parti sicuramente trovi per esempio la carne a un minor prezzo. Sì, sicuramente, però poi nel conto ecologico ci va anche che qualcuno deve andarla a prendere in macchina fino a Castelfranco o a Montepulciano o a Padova o dove sia, insomma. Inoltre abbiamo deciso di stringere dei rapporti appunto con le vere malghe che stanno intorno a noi e che producono una discreta quantità di formaggi, di latte, di ricotta e quant'altro, anche di qualità ottima. Appunto recuperando quello che noi siamo in realtà, perché una malga è, abbiamo deciso di stringere i rapporti con questa realtà del territorio, insomma, essendo molto forte nell'area, essendo molto forte il legame che le persone hanno con la montagna, cioè con la loro montagna. Era frequentata questa zona quasi solo da abitanti del posto che tornavano lì e raccontavano che da bambini avevano lavorato nella Malga per tante estati, per tre estati, adesso non c'è più, alcune sono addirittura crollate e sì, non si vedono più, di fatto, insomma, il bosco se le riprese praticamente. Intorno alla Malga Cere c'è in realtà anche un pascolo che è molto piccolo, però rispetto, adesso mi dispiace che non ci siano delle foto, che è molto piccolo in realtà, può ospitare attualmente una quindicina di capi a fronte di
alcune centinaia, ecco, questa è la Malga, alcune centinaia che ne ospitava fino a, grosso modo, prima della prima guerra mondiale, più o meno. Il sentiero che conduce a Malga Cene è più o meno di 400 metri di dislivello e si sviluppa più o meno, sono 2 chilometri, ecco, in linea d'aria. Quindi non è tantissimo, ma comunque 2 chilometri di una volta era tutto bosco fino alla strada che del Passo Manghi, insomma, ed era monticato tutte le estati, c'erano vari livelli di alpeggio. Attualmente, ecco, diciamo che intorno alla Malga ci c'è qualche ettaro, ma non molto, ecco. Nella Malga non viene più prodotto formaggio né latte, ecco. E, però sopra di noi c'è una struttura che ancora resiste a produrre beni, ecco, caseari, se si può dire, anche se non è un caseificio. Qui ci sono alcune foto, col quale noi abbiamo stretto dei rapporti commerciali, insomma, oltre che di amicizia, ovviamente. Ecco. E, abbiamo scelto e qui a un punto un po' mi ricollego anche al consumo responsabile, abbiamo scelto a un certo punto di in qualche modo di certificarci anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Fortunatamente in questo, e qui purtroppo bisogna dirlo, fortunatamente in questo ci è venuto incontro la provincia autonoma di Trento, che per quel che mi riguarda, sì, è come vivere in un altro paese, insomma, ecco, è come, non so, per un lombardo, è come per un lombardo andare a lavorare in Italia, insomma. E che ha creato ad hoc, appunto, un marchio che secondo me è molto interessante, che è l'ecoristorazione trentina. Cioè, ti danno, sostanzialmente ti chiedono alcuni parametri che tu devi rispettare, e ti certificano dal punto di vista qualitativo la tua attività. Noi in realtà abbiamo, così quasi per caso, abbiamo scoperto questo marchio, abbiamo visto ma noi facciamo molto di più di questo marchio. Per esempio, noi fin da subito abbiamo deciso, ma mi sembrava una cosa logica, cioè di non vendere l'acqua, che era una cosa assolutamente inutile. Avevo parlato proprio prima di cominciare a gestirla con un tecnico che si occupa degli esami idrici di quella zona. Mi ha detto: guarda, che se metti la composizione dell'acqua, della tua acqua, qui ti trovi una coda di persone che vengono con le taniche a prendersela. E allora, forse dal punto di vista economico io posso rimetterci qualcosa, ma anche se non sono convinto, in realtà. Abbiamo deciso che lì acqua non veniva venduta. Porto su circa 12 bottiglie di acqua frizzante, ma per fare gli spritz, ecco, diciamo. Ma per noi, che noi perlomeno ci vediamo, cioè, in realtà, no? Se mi chiedono l'acqua frizzante, anche se ce l'ho, non gliela do, perché comunque l'acqua che ho lì è più buona della loro. Un'altra questione che abbiamo deciso di affrontare, ecco, appositamente ho portato un po' di foto, però non mi sembrava bello, ecco, in questa sede, insomma, fare una pubblicità alla Malga Cene, francamente. Quindi ci sono alcune foto, però non si capisce bene, perché insomma non penso sia la sede adatta. Abbiamo deciso fin da subito anche di visto che il posto era veramente notevole, insomma, di aprirlo anche per la stagione invernale, cioè quantomeno i fine settimana dell'inverno, ecco. E anche lì una valanga di critiche dalla gente del posto e anche dalla gente un po' di fuori, sembrava quasi una follia. E anche lì abbiamo deciso di attuare delle politiche di massimo rispetto ambientale e anche di rispetto dell'economia della Malga, per cui per esempio noi saliamo a piedi e io porto tutte le cose che servono per aprire la Malga a fine settimana sulle spalle, in quanto non è tanto la motoslitta, che potrei anche probabilmente trovarla a 1000 o 2000 euro e portarmi sulla roba, però da lì probabilmente innescherei un processo
negativo per la montagna, perché poi il passo da il gruppo che ti chiede dai ma portaci su e tu per i soldi magari lo fai e li porti su, e dopo l'anno dopo l'hai fatto tre volte e dici beh ma quest'anno posso prendermi una motocicletta più grande e portare su tutti i sabati le persone, e poi diventa il circo, insomma. Questa è stata un'altra scelta, insomma, che ci ha un po' contraddistinto, e pensiamo di andare avanti così, a costo di chiuderla durante l'inverno, insomma, a costo di chiuderla se la fatica sarà troppa. Ecco, adesso penso di aver parlato abbastanza, e io sono stato invitato a parlare delle relazioni. Sì, esatto, appunto, sono stato invitato qui perché con Marcello e Adriana, insomma, oltre ad esserci un rapporto di amicizia, abbiamo deciso anche di instaurare delle piccole connessioni, anche se loro in realtà hanno un'attività di tipo turistico in un'altra regione, lontano da Trentino. E abbiamo iniziato quest'anno, dall'estate scorsa, loro sono possessori di, anzi possessori, più che altro sono gli asini che posseggono tutti i genti, esatto. Ecco, nel senso, accudiscono, ecco, degli animali, degli asini, e abbiamo deciso di ospitarli gli asini, no. Beh, però anche voi intanto. Abbiamo deciso di ospitare i loro asini nella nostra piccola area di pertinenza della Malga quest'estate, per in qualche modo per cercare di sviluppare un po' un trekking sommezzato in quell'area. In quanto io alcuni anni fa avevo preso un brevetto per fare trekking sommezzato, cercavo degli asini, però in realtà vivendo ancora in città non ho la possibilità all'inverno di poterli tenere, insomma. E li hanno portati a Malgacere l'estate scorsa. È stata un'esperienza bellissima, anche se in realtà dal punto di vista, ecco, del turismo, oltre a passeggiate che abbiamo fatto noi con gli asini, non siamo riusciti ad organizzare grandi cose, anche perché non ci sono ancora lì intorno a Malgacere dei sentieri veramente, veramente pronti per fare il trekking, appunto per la questione dell'abbandono della montagna in quell'area. Quindi la maggior parte dei sentieri della zona sono scomparsi o sono percorsi soltanto da alcuni malgari e dai cacciatori, ecco, che li mantengono in vita e li custodiscono gelosamente, ecco, per così dire. E con la nostra filosofia, con il nostro modo, senza troppo interferire, devo dire la verità. È un'area, si può dire che la Val Sugana, quell'area della Val Sugana è la zona depressa del Trentino. È la sua salvezza, è la sua bellezza. È la sua bellezza, è questa la sfida, perché io probabilmente in Val Rendena o in Val di Non non avrei mai potuto fare una cosa del genere, anche se ci sono delle unicità anche lì, ovviamente, o in Val di Fassa, ecco, per così dire. Comunque no, l'impatto con la comunità locale è stato decisamente positivo, insomma. Un po' perché, appunto, è anche questo, noi ci siamo posti subito in maniera, come dire, non dico remissiva assolutamente, però ecco, rispettosa della loro visione, insomma. Per esempio, ho deciso assolutamente di non attuare nessun tipo di conflitto ambientale, ecco. Lì è un'area di cacciatori, per esempio, e cerco per quanto poco di dire la mia, ma non mi va di, cioè, ovviamente, insomma, mi pare evidente che io sia un ambientalista, insomma, anche abbastanza integerico, però non mi sembra il caso, anche perché rispetto la tradizione della caccia di quella zona, per cui non ci sono stati grossi problemi. Poi loro hanno i fucili. Io ho solo la cinta, per cui insomma, dovrei prenderli di questo piatto. Ma scusa, lì non c'era anche l'ippovia che passa? Sì, 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 sì. E c'è. Non c'è qualche tipo di riscontro? Sì. No, ass-
assolutamente, sì, sì. Beh, è una degli asini che dicevi che... Come? Anche con gli asini, però dicevate che non siete riusciti a... Sì, ma l'Ipovia è un circuito molto grande che va dall'altipiano di Asiago, che scende in Valsugana, che sale poi in Primiero, in Val di Fiemme, è un circuito enorme che si può fare a cavallo, insomma, dura vari giorni, insomma, un trekking sommezzato, noi pensavamo a qualcosa di intorno, ma in realtà lì intorno non c'è granché. Adesso con il centenario della Grande Guerra stanno recuperando, hanno preso parecchi finanziamenti, stanno recuperando qualcosina, anche ristrutturando alcune postazioni militari, ospedaletti austriaci, e da lì si cominciano. Per ora nella nostra area, nemmeno nella Compass, non sono segnati moltissimi sentieri. Domanda interessata. Proposte per bambini è possibile da voi? Sì, beh, allora Luigi parlava di relazione rispetto al territorio e alle persone che un pochino lo vivono. Adesso in realtà ne abbiamo appena iniziato, per cui i progetti sono ancora un po' embrionali, però lo scorso anno abbiamo dato l'avvio ad alcuni laboratori e alcuni di questi laboratori riguardavano i bambini, quindi sono saliti dei bambini di una scuola parentale e con un biologo siamo andati a fare una visita ad un laghetto che è praticamente in sostanza sopra la malga. Abbiamo analizzato delle piante, visto dei reperti della Prima Guerra Mondiale e poi noi facciamo il pane con la pasta madre, per cui un altro laboratorio che attiviamo spesso è il pane con la pasta madre, sia per adulti che per bambini. E abbiamo visto che anche rispetto a Telve, che è il paesino, appunto, è il comune della Malga, questa cosa qui è stata un pochino... Sì, ha attivato delle curiosità, per cui sono venuti i ragazzi, sono venute le mamme, hanno portato i bambini e abbiamo attivato dei piccoli laboratori, sono ancora delle cose un po' sì, da costruire, però l'inizio forse di un percorso, quindi siamo detti l'estate prossima, magari portiamo avanti questo discorso e cerchiamo di raccogliere anche quali sono le idee che arrivano un pochino anche dai ragazzi stessi di Telve o piuttosto anche sempre piccoli laboratori di autoproduzione dei saponi o del detersivo biologico. Sono tutte cose che come minimo destano curiosità, per cui piano piano inizia una rete di relazioni, questo è quello a cui vorremmo arrivare, ci vuole molto tempo. Però abbiamo già ottenuto dei risultati insomma buoni.